Paolo Freso, ci siamo conosciuti nell'occasione di un disco, un 45 giri, di un musicista di Berchidda che si chiama Giovanni Marungiu, poi ribattezzato per mia richiesta, diciamo, o suggestione, Giovanni Marungiu. Ricordo con molto piacere questo episodio perché in quell'occasione appunto il Fresu era molto giovane e paradossalmente non suonò la tromba di cui si sentiva già parlare della sua bravura e suonò il Mini Moog in questo disco chiamato Lamento su palla di fuoco e così via, a Verona presso lo studio di Umbi e così. Da lì in poi non ho mai smesso di fare attenzione alla sua scelta in musica, come ad esempio quella della frequentazione di Siena, che allora in quel periodo persino io con un mio amico siamo stati lì al seminario di jazz, era pure iscritto all'AMI. E mano a mano che passava il tempo sentivo questa, come dire, quasi allontanarci, Paolo che andava nella direzione della musica jazz e che poi si è rivelata molto di grande apertura, di sostegno alla credibilità dell'isola, tanto è vero che oggi Paolo Fresu è un nome, è un marchio di garanzia per la sua serietà e infatti una delle ultime cose che ho fatto con molto piacere è mediare l'intervento di Peter Gabriel per la storia dell'alluvione quando ci fu la manifestazione a Cagliari, non so se era il 31 di maggio, se non sbaglio, del 2014. Qualche aneddoto, non lo so. Beh, intanto ho avuto l'onore di avere il suo apporto con la tromba in Tula e Pula, Intra Duas Abbas e Abba Bula, un brano che piacque tanto anche a Flavio Boltro, che sono un altro musicista di grande qualità, che mi disse proprio: ah, avrei voluto suonare pure io un brano come Abba Bula. Altro che cosa potrei dire? Tutti conoscono le musiche di una dolcezza unica nell'interpretazione delle canzoni, non so, della Vanoni per dire, della tromba di Paolo Fresu, dove prima lo si indicava come il nuovo Miles Davis, in realtà è semplicemente un musicista straordinario. Tanto è vero che avrei questo desiderio un giorno che ci potessimo incontrare un'altra nuovamente, magari per qualche collaborazione, spero tanto che sia così.